Oggi parliamo di un vino chiantigiano. Siamo a Lamole, che è un borgo nel comune di Greve ed è un piccolo fazzoletto di terra racchiuso alle pendici del monte San Michele. Siamo a oltre 500 metri, anzi, fra i 550 metri e i 600 metri. Per arrivare a Lamole, bisogna fare un percorso, una strada in mezzo a un bosco di faggi di rovri conifere e ci perdiamo lungo eh, un paesaggio dove i vigneti sono terrazzati che sono stati conservati da una sapiente tradizione che è veramente molto radicata per i lamolesi. Il nome lamole deriva da lamule cioè proprio appezzamenti di terreni che su un versante scosceso, che sono state recuperate per fare proprio viticoltura. Del vino di Lamole ne abbiamo diverse citazioni, forse la, la prima e più interessante e più autorevole è quella di del Lorenzo il Magnifico, che apprezzava il vino lamolese. Repetti che ha, è stato un grande studioso e anche geografo e storico della Toscana è ottocentesca quando descrive nel suo dizionario coreografico della Toscana dice che l'Amole si raggiunge soltanto a piedi e Qui ci sono delle viti piantate fra sassi e in terreni scoscesi e che questo, queste viti danno un vino buono all'amore, tanto lodato. Però c'è stato un momento in cui il borgo è stato pressoché abbandonato perché negli anni 50, negli anni 60, lo spopolamento delle campagne ha portato all'Amole ad arrivare dai 900 abitanti a 70 abitanti. Quindi, questo microambiente, anche se perdendo in carattere demografico, è rimasto cristallizzato nel tempo, è rimasto eh, quasi sospeso da quello che è l'andamento. Del, del tempo stesso. È un microambiente dove abbiamo suoli di arenaria, grandi escursioni termiche, è quasi un'enclave appartata nel resto del mondo che è antigiano. E dice qualcosa di antico quando percorriamo le strade di Lamole, non solo il paesaggio dove l'architettura rurale è rimasta intatta, ma anche l'idea, lo spirito, la tradizione che fa parte del terroir di Lamore. E quindi quando noi siamo in questo piccolo borgo, il nostro pensiero va verso una cultura contadina antica che si è, sap si è saputa tramandare e rimanere incorrotta. Il vino di oggi è Filetta di Lamole 2017, cos'è questa filetta? Eh, innanzitutto bisogna capire eh, la vigna di Filetta, perché qui parliamo di parcelle di un Sangiovese condotto ancora ad Alberello come tradizione lamolese eh, sopravvissuto al rimpianto degli anni 70. Quindi abbiamo delle vigne con viti anche degli anni 20, che proprio Giovanni Manetti di Fontodi ha saputo ripropagare e ricreare e rimpiantare anche nei vigneti di Fontodi. Quindi è stata una sorta di... Questa vigna di essere un po' un patrimonio che Manetti ha saputo sfruttare anche per le vigne panzanesi. La vigna si trova a 620 metri e Giovanni Manetti ha sempre avuto un po' un sogno, no? Di recuperare questa vigna del cugino Lorenzo Socci e crearne un vino. Tutto questo si è realizzato perché, insieme al cugino, Lorenzo hanno risistemato i sette eteri di vigneto, il nome che è stato attribuito è appunto Filetta, e nel 2014 hanno raccolto le loro prime uve destinate a vinificazione. Come si svolge la vinificazione di questo vino? È fermentazione in acciaio, macerazione delle bucce abbastanza lunga e maturazione, 24 mesi, in botti di rovere francese, in botti di grandi dimensioni. A questo punto non ci resta altro che farsi raccontare nettamente da questo eh, chianti classico, filetta di Lamole, i suoi caratteri. Il calice ci mostra un colore di un rosso rubino di grande vivacità, intenso, veramente quasi luminoso. Il profumo a bicchiere fermo si esprime coi i caratteri lamolesi, cioè il floreale, la violetta, la rosa, per lasciare il passo a sentori di ciliegia, di amarena, di piccoli frutti di bosco. Nel momento in cui si apre, si delineano altri sentori legati alla speziatura, all'iquirizia, al pepe nero. Ma direi che in ogni olfazione il, la tensione floreale e fruttata non perde mai il pallino. Chiaro che poi allargandosi troviamo sentori anche di tabacco, di tabacco biondo e note di torrefazione. Il sorso è veramente scorrevole, elegante, con un ingresso quasi sottile e, e siamo davanti a un 2017, è andata veramente... Forse un po' poderosa nell'ambito delle vendemmie lamolesi, però è un, scorso, è un sorso scorrevole, elegante che riporta ancora quella stessa complessità aromatica che abbiamo già potuto eh, fare esperienza nell'olfazione. Quindi una freschezza fruttata vivida che dà dinamicità. Ma in questo emergere di freschezza fruttata fa anche sollevare una leggera rugosità tannica, forse più legata alla vendemmia di 17, ma in realtà dà volume e dà anch'essa attrattività al vino. Il finale è lungo e persistente, facendo comparire que tra quelle tracce aromatiche del sangiovese, di questo sangiovese in purezza, che sono gli aromi di arancia amara. L'abbinamento lo accosterei volentieri a un buon arrosto di fagiano. Viva Filetta e viva l'amore.